poliziotto. Un poliziotto come tanti. Come di più. Un poliziotto super. Di più ancora. Beh, allora cosa? Oh, adesso tutti insieme. Più di un poliziotto super. Ma che cos'è? Per il ciclo Sorrisi e Cazzotti, Terence Hill, poliziotto super più. Stasera 20:50, Canale 5. Scegliere il pesce, prepararlo e cucinarlo, oggi è specialmente... facile! Scoprirsi bravissime a fare la zuppa mediterranea e stupire con il pagello agli aromi è specialmente... un successo! Specialmente Pesce, una vera scuola di cucina. 1500 gustose ricette e gli strumenti esclusivi per realizzarle. La prima uscita in edicola a sole 500 lire e in più provi il brodo di pesce granulare Knorr. Specialmente Pesce, idea donna. Cari amici, buonasera. Tra poco per il ciclo Sorrisi e Cazzotti andrà in onda il film comico per tutta la famiglia diretto da Sergio Corbucci, poliziotto super più. A più tardi. Il segreto dei capelli così forti è Pantene alla Provitamina B5. Niente li rinforza più di Pantene. Pantene Provi per capelli così sani che splendono. Insalatissime Rio Mare, stuzzicanti fresche verdure e la qualità del tonno Rio Mare in un'insalatissima tutta fantasia. Insalatissime Rio Mare, tonno, verdure e fantasia. È iniziata in edicola la Seconda Guerra Mondiale. Uomini e fatti, documenti e testimonianze raccontate da Enzo Biagi. La Seconda Guerra Mondiale. La prima uscita con fascicolo più video a sole 4.900 lire. Come te non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo. Oggi puoi moltiplicare la tua fantasia in cucina, trasformando i tuoi piatti in qualcosa di speciale. Con il buon sapore di Galbanino. Il formaggio fatto con tanto buon latte, senza conservanti, che ti permette di creare mille gustosissimi piatti. Galbanino, le mille e una fetta. È così trasparente. Il nuovo Ruventa Surfline ha l'esclusiva piastra inox Air Glide, che scorre molto meglio e ha tutto il vapore che voglio, anche in verticale. Nuovo Ruventa Surfline. La qualità è trasparente. Roventa, per chi non si accontenta. Kimbo, sei l'amore mio. Sistemi di allevamento sbagliati possono lasciare nella carne degli animali residui chimici dannosi. Per proteggere da ogni rischio l'organismo delicato del bambino, noi della Plasmon alleviamo direttamente i nostri manzi e i nostri vitelli qui, nell'oasi ecologica, senza nessuna accelerazione artificiale della crescita, e li controlliamo fin dalla nascita con i nostri veterinari. Per questo Plasmon garantisce ai vostri bambini omogenizzati di carne assolutamente sicuri. Plasmon! Tecnologia italiana? Ja. GT Casa Alarm, la sicurezza che cercate. Scusi, ma lei cosa ci fa qui? È chiuso. Controllavo che quest'acqua fosse ancora perfetta come l'ha creata la natura migliaia di anni fa. Guarda, solo qui, all'interno di un vulcano spento, l'acqua diventa così effervescente. Comunque è ancora buona come allora. Bravi. Guardi che noi non abbiamo fatto niente. Appunto. Ferrarelle, l'unica così.
La tua macchinina funziona per 30 minuti con una tradizionale pila alcalina? Può funzionare 50 minuti con una pila Powerlife. Pila Philips Powerlife dura fino al doppio. I cattivi odori che escono dagli scarichi spesso vengono da lontano, dalla fossa biologica. Per chi non ha muscoli ma ha cervello, Mister Muscolo Fosse Biologiche. Lo versi in qualsiasi scarico e arriva dritto alla fossa, dove gli enzimi presenti non ce la fanno più, e ne aggiunge di nuovi che dissolvono i rifiuti, eliminando il cattivo odore fino in fondo. Mister Muscolo Fosse Biologiche affossa i cattivi odori. Sta per arrivare. Il vento è molto forte, sta aumentando di intensità. E nessuno lo sa. Sta per arrivare un temporale. Insomma, che sta succedendo? La quiete di un pomeriggio autunnale che tra poco, molto poco... C'è un tornado! Sarà spazzata via. Emergenza tornado! Significa che siamo nei guai fino al corpo. Tornado. Un turbine. Una spirale di incontrollabile potenza che non lascia scampo. Andate a chiamare aiuto. Presto. Per alta tensione, tornado. Domani 20:50. La prima TV è solo su Canale 5. Davis Speed, l'ex agente di polizia, affronterà la pena capitale. E questa è la quarta volta che la giustizia tenta di far eseguire la condanna. Dave, infatti, è stato condannato a morte per l'omicidio del suo amico, collega e diretto superiore, sergente Willie Dunlop. Mai prima d'ora nella storia del sistema penale di questo paese un uomo è riuscito a sopravvivere a 3 tentativi di esecuzione capitale. La prima volta è stato con la camera gas, ma Dave respirò il cianuro a pieni polmoni come se fosse l'aria balsamica della Giamaica. Il secondo tentativo di infliggere a Dave la pena di morte fu tramite impiccagione, ma quando la botola si aprì, la corda si spezzò. Poi fu tentata la fucilazione, ma inesplicabilmente dei 20 proiettili nessuno colpì Dave, neanche di striscio. Questa volta gli tocca la sedia elettrica. Voglio proprio vedere come se la cava quel piedi piatto in pizzone. Eh sì, è proprio fritto. La pillola. Sì?
Ok. È Rosy, capo. Dimmi, Rosy. Tutto ok, Torpedo. Stai tranquillo. Questa volta Dave non se la caverà. Ok, ci sentiamo dopo. Umanitario, cuore degli uomini. Guardi, questo è un trattamento che non è degno neanche di un cane. Scusa tanto, Leopoldo. Se fossero gli animali a comandare, gli uomini sarebbero trattati molto meglio. Non gli metterebbero neanche la museruola in guinzaglio. E lei cosa pensa in proposito? Che se riesce a cavarsela anche oggi divento ricco. Ho scommesso 100 contro uno che se la caverà di nuovo. Scusi, signora, niente visite oggi. Ho un permesso firmato dal governatore. Inutile, anche se fosse firmato dal presidente, il direttore ha detto di non far passare nessuno. Ma lei dovrebbe riconoscermi, sono l'attrice Rosy LaBouche. Io e il condannato a morte eravamo legati, molto legati. Mi dispiace, ma non potrebbe passare neanche se fosse la sorella siamese. Allora, vuole essere così gentile di farle avere questi fiori? Glieli mette nella stessa stanza della sedia elettrica. Ah, deve assicurarsi che possa vederli. Vorrei tanto che Dave pensasse a me quando scoccherà l'ora. Vedrò cosa posso fare. Lei è veramente gentile. Grazie, agente. Ciao, Joshua. Dave, questo è il 14° piatto di fagioli che mangi. Non vorresti bere qualcosa? Il regolamento dice che puoi avere anche champagne se lo vuoi. Champagne? Mi gonfia lo stomaco. Vuoi che ti vada a prendere qualcos'altro? Sì, un altro po' di fagioli. Ancora fagioli? Ah, senti, fammeli fare alla picchiapò. Alla picchiapò? Che razza di nome? Ma se il cuoco li sa fare, per me non c'è problema. Fantastico, così me li mangio a cena. A cena? È un po' difficile, amico. Non vedi che ti stanno venendo a prendere? Ah, sì. È vero. Sergente, ci risiamo. Non credo ci sia bisogno di confessarti, figliolo. Che peccati puoi aver commesso dall'ultima volta che abbiamo percorso questo tragitto, visto che la cosa è avvenuta l'altro ieri. Forse qualche peccato di gola. Ti assolvo, Dave. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Quando questa storia iniziò, non avrei mai immaginato che sarebbe potuta arrivare fino a questo punto. Era cominciata proprio alla fine del corso che avevo frequentato per entrare nella polizia della contea. Ed ero alla mia prima missione. Oddio, parlare di missione è forse un po' esagerato. Infatti, in quello stesso momento, era scattata una missione ben più importante della mia. E così segreta che perfino quelli della NASA avevano le idee piuttosto confuse e stavano dando risposte piuttosto vaghe ai pochi giornalisti convocati per una segretissima conferenza stampa. È la prima volta che il governo mette in atto un progetto che non è finalizzato all'esplorazione dello spazio, ma a un migliore sfruttamento del suolo e del sottosuolo terrestre in vista di una crisi energetica. A questo scopo, un missile la cui testata contiene red plutonium verrà fatto esplodere al di sopra di una zona desertica di 500.000 metri quadrati nelle paludi della Everglades. In questa zona si trova solo un piccolo villaggio indiano che si chiama Popake, i cui 12 abitanti hanno accettato di abbandonare le loro modeste capanne, dando prova di un alto senso patriottico nel collaborare alla nostra missione. Anche la mia missione andava avanti regolarmente. Prima di tutto perché nessuno si era ricordato di avvertirmi dell'esperimento in corso. E poi perché quando si accorsero della svista e cercarono di correre ai ripari, era troppo tardi. Qui il comando centrale che chiama l'agente Speed. Il quartier generale chiama l'agente Speed. Rispondi, agente Speed. Qui è il sergente Dunlop che chiama l'agente Speed. Agente Speed, puoi sentirmi? Passo. È stata proprio una bella idea, sergente. Mandarlo a consegnare una contravvenzione proprio nella zona in cui la NASA sta compiendo uno dei suoi esperimenti segreti. Oh, è stata proprio un'idea geniale. Io che ne potevo sapere, Cam? Lo ha detto pure lei che è un esperimento segreto. Scusi, Maggiore, quali potrebbero essere gli effetti delle radiazioni sugli esseri viventi dopo l'esplosione? Questo non possiamo saperlo, ma l'esperimento ci dirà quali potrebbero essere gli effetti sui vegetali, sull'acqua e sugli animali.
Per quello che riguarda l'uomo, non potevamo rischiare. E quindi, come vi ripeto, la zona è stata completamente evacuata. E attualmente non vi si trova nessun essere umano. Agente Speed chiama comando centrale. Agente Speed chiama comando centrale. È lui. È lui, sergente. Chiama con la portatile a onde corte. Noi riusciamo a sentirlo, ma lui non può sentire noi. Ha solo la trasmittente. Speed! Speed! Incosciente che non sei altro. Devi tornare qui immediatamente. Saresti là, corri un grosso pericolo. Torna subito alla centrale, hai capito? È un ordine. Mi accingo a esporre il verbale in modo che esso possa essere notato agevolmente al ritorno degli abitanti. Secondo stadio sganciato regolarmente. Metto in linea su coordinate precedenti. Operazione conclusa, ritorno alla base. Scusa, Cocco. Disturbo? La barca è mia. Ti dispiacerebbe di